proprio un bel tempo. Ciao amici, avanza intro, basta, è tempo di cambiare. Pronti? Voilà! Benvenuti al contest dello shopping. No dai, Modena Skip Us 2019. Andiamo a beccare un po' di gente. Ciao, più lei di te però. La gente viene a Skip Us, io vengo a togliermi i punti. Adesso ti togli i punti. Recuperiamo un bisturi usato. Albi, ma è dimagrito Phil? No, secondo me ha preso i vestiti più grandi e sembra dimagrito. Che ciccione che è diventato. Ma è dimagrito veramente? Ah, io te ti ho già visto. Ma che schifo. Cioè guarda che in realtà ogni botta che prendi è un miglioramento sulla tua persona. Dipende da che parte la prendi. Meglio non si può fare. In testa. Uno viene allo Skip Us a bere, a divertirsi, a guardare la gara. E io dentro la tenda a togliermi i punti, vedi? Ma si fa. Voglio essere operato qua, Gabri. No, la forbice. Whisky ce l'hai. Adesso mi raccomando, stringi i denti perché questa è la parte peggiore. Aia. Ma che schifo. Dai che mi trema la mano. Ma piantala, Ma che male. Sto scherzando. Ma non è neanche gonfio. Ci credo, sono stato attento. No, ha fatto bene a fare i segni col pennarello del Whisky. Sembra quasi che ti abbia operato da tu. Finalmente andiamo a fare la nostra attività, la mia attività. L'attività è questa, Albi. Pretzel di Gruber. Ciao. Mi fai 3 birre per favore. 15. Come facevi a sapere che l'avevo chiesto da mezzo? Giusto, hai ragione. Grazie. 3 birre per me, sono tutte mie. Comunque, Livi in finale, ragazzi. Non è uno scherzo. Abbiamo salvato il vlog, io non volevo neanche farlo. Ecco, non riusciamo a fare niente. Ecco, non riusciamo a fare niente. Stasera la presa sarà. Ho troppe riprese. Ma ti devo smetterla. Lasso. Solo di birre ce le ho le riprese. Sempre. Io so perché sei entrato in finale. Perché sei veneto. Dillo. Ok, abbiamo appena scroccato un pranzo qua dalla Fisi. E guardate chi c'è qua. Ma chi è quello lì? Che brutto che sei venuto. Che si vede in tutto il freestyle, guarda. Albi, io devo fare qualcosa in questo vlog. Non può venire a caso. Okay. Piano, che sono le uniche cose che mi interessano. Ciao. No, no, no. Che palle. Chi paga questa birra? Mica pago la birretta. Dai, Nemo, Nemo. Con quello che ti faccio scopare. Ma dai che ti ho fatto anche la marchetta. Giusto così, devi solo pagare tu. Salute. 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 Viva le birrette. Tu non puoi bere, devi guidare l'aereo. Problema vlog. Non so cosa sto facendo perché sto facendo tutto a caso, quindi perdonatemi, non è colpa mia. Io avevo deciso di non bere più dopo Halloween, però così va a volte. Io non bevo mai più. 11 ore fa l'ha detto. C'è Nicola Oliviero in finale, quindi un italiano in finale anche quest'anno. Che bomba. Invece Albi e Emil infortunati. Emil ha preso una stecca ieri che magari vi farò vedere e da così si è ridotto così, mentre Albi sta recuperando dall'operazione al ginocchio, quindi ci vorrà ancora qualche mese per poter tornare alle gare. Ora direi che vado a bere 2 birrette, manco fossero le prime, e poi vi commento la finale insieme a 2 ospiti d'eccezione. Yuhu! Come Striscia, Kevin Koch. Chi paga oggi? Io! No, Liviero. Perché la regola del 10% con la crisi è diventata la regola del 90%. Mettiamo caso che se arriva a podio moriamo. No, volo per Bali a tutti. Ma io vado a fuerte. Kevin non lo voglio più nel vlog, basta. Guarda che mando un vocale a Simon. Robby Bragotto ha appena detto che non beve mai più. Mai più. Lo so, l'ho destratto molto bene. Livi come non mai. Dai, dopo aver presentato tutte le tipe che conoscevo a 2 ragazzi bellocci, andremo a commentare la gara di finale insieme a Emil Zulian e Alberto Maffei. Mi hanno appena mandato via. Siamo al training delle finali in una postazione privilegiata. Arigato. Però da quanto ho capito lui ci manderà via da qua tra poco. No dai. Dai Livi. Frontside 7, quasi 8, forse 9. In training. Può migliorare. Traduzione. Io dico che volevamo far 2, ma do la vedo che era curta e non la fa 7. Siamo anche con i medici che hanno accolto Emil ieri. Già medico. No, a parte gli scherzi, se tu vai giù dritto da là e non fai curve, arrivi di là. Sì. E quindi saremo qui tutta la gara di finale. Qui. Forse ci stanno cacciando per colpa dei tedeschi. Crucchi amici di Gruber. Come l'ho detto, siamo italiani e da buoni italiani. Siamo ancora qua. Siamo in Mondovisione, ragazzi. Ciao Anna. Anna, ciao Anna. Scrivimi anche su Instagram. Ciao Anna. Non lo dico. Ha detto che. Oh no, non lo dico. Ha detto. Ma c'è la canadese. Lo sta chiamando? Noi siamo nel VIP spot. E è lei che lo sta chiedendo. Non è vero. Che chiappe che ha lei. Le chiappe più belle del Canada. Come fai a saperlo? Ciao Brooke. Brooke. Ehi Brooke. Chiamami Brooke. What's up Brooke? Quanto è brava. È bravissima. Non l'ho vista, ma è bravissima. Anna, e tu puoi chiamarmi dalle 6 alle 9.
Di martedì però. Ma perché? Perché sa far quello. Ho trovato quadruplo ma gli è venuto double. Questo è Jad Hankies dei Maschi, che è quello che ha depilato Amy la Mammut. Eccolo qua. L'ha chiuso malino. Albi, commento tecnico? Diciamo che è partito subito pesante con un back 16, chiuso molto bene. Non era gigante, però. L'ha fatto backside Seiders, l'ha messo zooming on la man, però dai, era bello. Tra le altre cose, ciao Walter, il signor, quello lì che sta partendo adesso, McMorris, era senza mascherine e Oakley. Chi l'ha portata la mascherina? Io, perché sono trattato da Walter, che è la persona che il materiale me lo dà. Para, cool. Parte Mark McMorris che fa un altro sport. Ma che sega! Aia. C'è Chris Corning, parte tranquillo. Bello. Beh, diciamo che l'ha chiuso non benissimo. Sto scherzando. Commento tecnico? Ragazzi, from 14, sempre chiuso bene, staccato bene, ma fa vomitare. Se notasse il stile, statene a casa. Adesso tocca a Sven Thorgren. Vabbè, allora, cioè, cadendo sono capace anch'io. Siccome abbiamo anche il pubblico a favore, non vi caga nessuno. Dai. Ma non è possibile. Tocca a Livi. Tocca a Livi. Dai Livi, podio, tutti a Bali. Ma chi sei? Allora, ma che bomba. Livi back triple, l'ha chiuso una settimana fa, adesso lo fa tutti i giorni anche in bagno. Perfetto! Che sparo! Questa Veneto però. Mi tremano le gambe. Livi numero uno. Veneto, Veneto. Ah! Chi sei? Ah, scudetto! Abbiamo un Liviano! Grande Livi, grandissimo. Questo di 19 anni ha fatto front triplo, ma... Giacomo, mi serve un commento tecnico sul triplo di Livi. Raga, Livi grande, cara. Ha lavorato da Rio a Saspe, ha messo i focus sulle cose giuste. Beh, salutami! Deve essere bellissimo parlare con Anna e non sapere cosa stai dicendo. Mai saputo cosa stai dicendo. Io dico delle frasi fatte che ho sentito in giro. How many potatoes eat your mom to make you così fig? Many. Deve essere che non sa con la brea. Seconda round di Livi. Ne ha data un po' troppa secondo me. Il consiglio che mi ha detto Giacomo l'ultima volta è: pensalo in slow. Emil, dammi una giustificazione tecnica perché non filmo le ragazze. Non vale la pena filmarle. La considerazione dello snowboard femminile è alle stelle. Quanti giga hai sull'SD? Non tanti. Almeno una ragazza la filmiamo, Liviero, quella italiana. Le altre non riusciamo. Scooby-Doo! Se Livi fa podio, mi taglio i capelli a zero. Adesso vi faccio vedere il più bel triste force della storia. Questo qua. Con Albi. Albi, sei sempre in mezzo alle balle. Cioè, io e loro tre. Anna Gasser è arrivata terza cadendo due volte su tre. Le altre giocano a date. Come sei che te hai dito? Che chiappe, che chiappe c'ha. Che chiappe c'ha. Albi? Albi, cos'è questa storia, Albi? Sketchy. Sketchy a letto? Sketchy vuol dire pisellino. Gli ha detto. Albi, sei un po' sketchy. Partito Mark. Ultima run. Uno, due, tre. Vabbè, non l'ha chiuso benissimo. Front triplo, Albi, che tu un po' conosci. Io l'ho fatto sul bag. No, di faccia lo conosci. Beh, io di sicuro lo conosco di faccia. Ragazzi, ultima run di Livi. Vai, Livi. Ma che sta? Affrontiamo Massen. Ma come l'ha fatto? Livi, 87, siamo sul podio. 87, dai, dai. 69. va bene, lo stesso. Grande, Livi! Tutto il Veneto Secoti. Come mai Livi può arrivare o sesto o quinto al massimo? No, arriva a sesto perché non può né scendere né salire. Né scendere né salire! Grazie Emil del commento tecnico! Leva il pai 100.000 out! Non saremo sul podio nemmeno stavolta, ma arriveremo, arriveremo! Si è rotto il naso con queste, eh? Birra gliel'ho offerta. Vieni a Modena, gli offri i tortellini. Sono freschi appena fatti. Simone numero uno. Mi hai fatto venire una dipendenza da YouTube. Io pensavo da birra era meglio. Ma quella ce l'avevo già. Ragazzo, è attesa la cassa 5. Una sambucca è attesa per lei. Io non bevo più. Alberto Maffei. Ciao YouTube, ciao YouTube. Il vlog sta prendendo una piega strana, Emil. Se vuoi lo prendo in mano io e... In due settimane è chiuso se lo fai. Kevin, la mia amicizia con te finisce qua. No, dai, per favore, l'ho fatta apposta. Tu mi hai scavallato l'unica tipa che potevo...
Non è vero. Cioè, Alice, è vero. Vai. Amici, amici, poi ti trovo alla bici. Anche il chef Nadeida nel cool che pare in anzi. È per te. A tre di schiena. La vedo malissimo. Un po' di fig qua. Scende, scende e poi lo prendo. Oh, sulle mani. Finalmente. Paga il tech. Uno shot. Io non bevo più. Uno. Ma poi basta. Non hai neanche pagato, brutta merda. Andiamo per gittoni. Che sbaglio. Voglio che sia vera. L'ultimo. Ma i no effects? Parla sempre di chiusura. Di prepotenza o di simpatia? Punto interrogativo del nostro essere. Voi come la chiudereste? Questa è benzina. Io mi do fuoco. Perché finisce così sempre? Lui sta parlando con la canadese e io da solo. È la storia della mia vita. Che palle. Dopo una serata quanto movimentata e dopo aver dormito in macchina come al solito, rieccomi tornato a casa abbassando la grappa. Chi mi segue in Instagram, questo qui, sa benissimo che oltre a pubblicare le foto che faccio, metto sempre delle storie su dove sono e cosa sto facendo in quel momento. Quindi vi chiedo e vi invito di seguirmi anche lì per rimanere aggiornati sui prossimi eventi e su come ci si potrebbe trovare anche tutti insieme. Magari sarebbe bello fare qualcosa l'anno prossimo, di nuovo lo skipass, ci penseremo. Ho comprato un appartamento che finirò di ristrutturare probabilmente nel 2026. Ah, lo scannatoio. Futuro, eh. Ma quello che mi preme dire a tutti voi è che io, questo piccolo grande mondo dello snowboard, sono soltanto un messaggero. Quest'anno ho un progetto insieme a Alberto Maffei e David Zulian, quindi sarebbe bellissimo che seguiste su Instagram i loro due profili, in quanto a loro questa cosa li aiuta anche con gli sponsor. Dategli una mano, supportateli, seguiteli, non vi costa niente, sono dei bravissimi ragazzi. Sì, beh, dai, uno un po' più scemo dell'altro. Cosa altro devo dire? Lì, il frigo delle birre andrà lì. Come vi ho detto inizio video, per arrivare ad avere certi risultati bisogna rischiare molto. Guardate un po' cosa ha combinato Emil durante il training. Oppure Albi, che 6 mesi fa era così. Ho scoperto cosa avevo al ginocchio. Crociatino è andato. Mi operano e poi ci tocca andare in bicicletta. Anche se ti semino anche con una gamba. E dopo 6 mesi era già così. Non è per niente da tutti. Quindi seguiteli, supportate tutti i ragazzi di Nazionale e date una mano a questo mondo di crescere. Anche insieme a me. Cosa altro devo dire? Sembra un po' lungo. Iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Vero? Ah, farò piacere un video unboxing, anche non torno sulla neve. Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Un video unboxing dei prodotti che userò quest'anno, non del progetto di casa mia, eh. Ciao a tutti, grazie, siete stati meravigliosi. E incontrarvi tutti a Modena è stato bellissimo.